Bentornata con un nuovo video, un'altra puntata della Makeup Collection. Come molti di voi mi hanno richiesto, oggi vi parlerò delle mie matite occhi, ma sapevo di averne un po', ma non pensavo così tante. E quindi anche questa volta ve le dovrò dividere per marche, perché sono davvero tantissime. E diciamo che le tre suddivisioni principali saranno Neve Cosmetics, Kiko ed Essence, e poi ce ne sarà una, diciamo, random, dove c'è Bottega Verde, Pupa, Elf, Yamamay, quindi diciamo un po' tutte queste marche miste, ma in assoluto quelle che ho più di tutte sono Kiko, Essence e Neve. Oggi inizierei da Kiko. Ne ho un bel pochino, insomma. Non so nemmeno da quale iniziare, forse da quelle che conoscete sicuramente tutti, e sono queste matite qui, che si chiamano le Vibrant Eye Pencil. Ecco qui, e ne ho tre. Allora, iniziamo subito da questa, che è la numero 601. Mettiamo meglio la luce, ok. Allora, io con queste matite ho un rapporto di amore e odio, perché alcune sono molto più morbide, alcune molto meno. Devo sistemare bene la luce, se no non riuscirò mai a farvi vedere i colori. Allora, questa qui che abbiamo detto che è la 601, è questo colore qui, che diciamo è un color caramello, insomma, ha però dei riflessi oro all'interno. Forse se lo metto più alla luce vedete anche i riflessi. Questa è davvero molto molto morbida ed è molto carina. Poi abbiamo la 605, che in confronto all'altra è davvero durissima. Cioè, io vi faccio vedere mentre la swatcho, che è davvero dura, io non so se voi ve ne rendete conto. E infatti io poi comunque ho gli occhi davvero molto molto sensibili, ed è per questo che queste matite non le uso così spesso, e specialmente questa, perché è un bellissimo colore, come vedete questo bellissimo blu, davvero molto molto bello. Ma avendo gli occhi sensibili mi si arrossano subito se utilizzo delle matite che non sono molto morbide, e quindi questo è davvero un peccato. E infine ho la 606, che in quanto a colore è una delle mie preferite, delle Vibrant Eye Pencil, ma anche questa non è morbidissima, sicuramente più morbida della blu, ma non è morbida come diciamo quella beige dorata, ed è questo bellissimo verde acqua. Qui devo dire che mi rimane davvero difficile dare un voto, perché in quanto a colori e anche alla gamma di colori che si trova in negozio posso assolutamente dare un 7,5-8, perché sono dei colori bellissimi. Ma se dovessi valutare in base alla stesura e insomma alla morbidezza, poi insomma è una cosa molto molto personale, perché ecco, magari una persona che non ha problemi di occhi particolarmente sensibili, quella più dura poco gli interessa. Però se beccate quella morbida come questa è davvero ottima, e gli darei anche 7. Ma queste due ad esempio per me raggiungono davvero a malapena la sufficienza, quindi mi rimane davvero difficile dargli un voto, perché non capisco perché a paragone di matita alcune siano più morbide, alcune davvero molto molto meno. Però sono delle matite comode anche per lo sfumino, insomma, che hanno alla fine, e quindi le trovo molto carine. Però onestamente io non penso di comprarne altre. Però come vedete sono anche molto utilizzate. Cerco insomma di utilizzarle il più possibile, ma poi insomma fatemi sapere se sono stata io un po' sfigata a beccare quelle lì un po' più dure, o anche a voi insomma è capitato. Poi, altra tipologia di matite Kiko, che fanno sempre parte insomma della collezione permanente, sono le Glamorous Eye Pencil. Queste qui. E anche qui ne ho tre, di tre colori che adoro. Vi faccio vedere intanto subito una delle mie preferite,
che è la 412. E queste sono davvero molto morbide. Ed è questo bellissimo verde che io adoro, adoro, adoro. Mi piace davvero tantissimo. Altro colore che ho è il 415, che è invece questo bellissimo argento. Molto bello. E infine, anche questa è in assoluto fra le mie preferite, è il 407, che vi dirò fra tutte le matite che ho, è il mio blu preferito. Perché è davvero un blu notte che non ha nemmeno di nessun'altra marca. Questo blu completamente opaco, scurissimo. E di queste tre matite vi posso dire che sono tutte e tre molto morbide, molto scriventi come vedete, e molto resistenti, cioè durano davvero tutto quanto il giorno. E le uso sia nella rima interna che come eyeliner, insomma, sono davvero ottime, specialmente quell'argento, forse diciamo è fra tutte quella che utilizzo un po' meno perché la utilizzo soprattutto come punto luce, perché come vedete è davvero molto luminosa e molto bella. Anche queste, come vedete, sono molto utilizzate perché sono tutte e tre piccoline e il mio voto per loro è 8. Me ne ero scordata un'altra delle Glamorous Eye Pencil, che è la numero 406. Tra l'altro io queste ce le ho davvero da tantissimo. E anche questo è un colore che mi piace tantissimo, perché ha questo viola qui. Anche questa completamente opaca ed è veramente un bel viola. Sono davvero quattro colori stupendi. Queste, insomma, se non le avete mai provate, vi consiglio di fare un salto da Kiko e provarle perché a me piacciono davvero molto. Ho due matite di una collezione che io onestamente non mi ricordo se era una collezione limitata o meno, e tra l'altro la scritta è quasi del tutto scomparsa. E mi sembra comunque era un'edizione limitata e si chiamano le Deep Gel Eye Pencil. Non si legge niente perché si sta cancellando e ne ho due. Questa è la 04, non si vede nulla. E queste sono carine, poi sapete che io preferisco perché hanno la mina automatica. E ho questa qui che è un viola brillantinato. Sembra più scuro della videocamera, ma in realtà è un viola davvero molto chiaro ed è molto carina. E sono davvero morbidissime queste matite. E diciamo la mia preferita invece è la 06, che è questa qui, che ha questo bellissimo colore. Cioè, questo colore è fantastico. Questa è assolutamente bellissima. L'unica cosa, un po' la pecca di queste matite, che essendo molto morbide, più morbide delle Glamorous Eye Pencil, e non durano tantissimo, specialmente nella rima interna, a me tendono a scomparire davvero molto presto. Infatti le uso più che altro come eyeliner o essendo molto morbide anche su tutta la palpebra, specialmente quella verde, che come vedete è molto bella, ha dei brillantini all'interno ed è davvero bellissima. E il mio voto per loro è 6,5-7. E vi spiego, gli darei anche di più, insomma, per i bei colori che hanno, come vedete, ma il fatto che non mi duri abbastanza o che comunque non la posso utilizzare. Che non la posso utilizzare e nella rima interna un po' mi scoccia. Però no, queste non penso che le troviate ancora da Kiko. Un'altra matita che penso, no, che penso, era di un'edizione limitata, però questa forse sconto, specialmente nei Kiko Outlet, forse ancora la trovate, che è la Skinny Fit Casual, e questa è la 04. E la cosa fighissima delle materie di questa collezione è che sono, non so se voi ve ne rendete conto, davvero lunghissime, e questa matita è fantastica.
È davvero bellissima. È questo blu elettrico completamente opaco. E tra l'altro io la adoro perché mi dura tantissimo, cioè se la metto la mattina, la sera quando la vado a struccare è ancora perfetta, soprattutto se la uso come liner, ma anche nella rima interna, tant'è che forse diciamo se proprio dovessi trovare una pecca è che è un po' difficile da struccare perché mi si fissa davvero benissimo, però assolutamente se so che devo stare fuori tutto il giorno è una matita che vi consiglio perché dura davvero tantissimo, è morbida e poi il colore è fenomenale. Questo la adoro davvero, infatti la utilizziamo tantissimo sia io che mia madre e questa gli do voto 8. Un'altra matita che però questa penso sia nella collezione permanente perché è un Kajal ed è il numero 109. Ormai avete capito che a noi blu non ci piacciono per niente. Ed è questo blu, anche questa è morbidissima, che sembra molto simile a quella di prima. Ma in realtà è meno blu elettrico, ma più blu blu. Però la luce sembra più. Abbasso la luce. Ecco, vedete che è più blu e meno blu elettrico, insomma. È anche questa qui opaca. E anche questa ha davvero un'ottima durata. Infatti, come vedete, è piccolina. E se non sbaglio, questa sta nella collezione permanente. Il mio voto per lei è anche 8. Perché è assolutamente un'ottima matita, morbidissima, che dura tutto il giorno, insomma, potete stare tranquillissimi nell'acquistarla. Un'altra matita che non so se c'è ancora da Kiko, onestamente, è l'Automatic Precision ed è sia eyeliner che Kajal. Questa è la 705 e l'avevo acquistata perché aveva, insomma, la mina automatica. Il problema di questa matita e che è davvero molto dura. E la mina si spezza, come è successo anche adesso. Ogni volta che provo a utilizzarla ho questo problema. E a me non è mai successo con nessun'altra matita automatica, insomma, della Essence ho tutte quelle automatiche e non mi è mai successo. Adesso che sono riuscita a swatcharla, ve la faccio vedere. È questo azzurro scuro con una punta anche di verde all'interno. È davvero un bel colore perché è anche molto particolare, come vedete. Però cioè, infatti l'ho utilizzata davvero pochissimo questa, perché il fatto che mentre la metto mi si spezza la mina un po' mi turba e poi, come vi ho detto prima, avendo gli occhi sensibili, il fatto che è dura non mi aiuta per niente. E non so se sono stata come sempre un po' sfigata io, però ecco, mi dispiace perché il colore era anche molto bello. E il mio voto per lei è 5. Infine, sono rimaste due matite che io adoro. Vi lascio la mia preferita in assoluto e alla fine. Un altro è questo matitone, che se non sbaglio anche questa era di una collezione limitata, si chiama Vivid Eyes Kajal and Eyeliner. Questo è il numero 04 ed è un matitone doppio. Da un lato, aspettate che la matita di prima. Ok. Ah, da un lato ha questo color Tiffany, che è davvero molto bello, e dall'altra ha un classicissimo nero, nero opaco, perché invece il color Tiffany è satinato. E come vedete sono questi due. Vi dico che appena l'ho comprato l'ho utilizzato tantissimo perché era morbidissimo. Nel tempo si è un po' indurito e non so sinceramente perché, ma comunque lo uso parecchio, però devo stare un po' più attenta perché nei giorni che ho gli occhi un pochino più sensibili evito. E fra i due in assoluto, insomma, il mio preferito è questo azzurro perché è davvero bellissimo. E ma anche usato insieme per fare un trucco veloce, è davvero carino. Di solito tipo faccio riga di eyeliner color Tiffany e matita nera all'interno dell'occhio ed è davvero carino. E non mi ricordo, insomma, se c'è ancora, ma mi sembra che era un'edizione limitata. E questo qui gli do voto 7. Insomma, mi dispiace che poi nel tempo si sia andato un pochino a indurire, però può darsi anche che è perché non sia proprio nuovissimo.
Infine, la mia preferita, che tra l'altro vedete anche spesso nei tutorial, e anche questa forse era un'edizione limitata, ma forse anche questa negli outlet ancora la potete trovare, ed è la Double Glam, che ha questa matita doppia qui. Ah, da un lato, allora, questa è la numero 100. Come vedete è stra utilizzata, infatti è già piccolina. Da un lato ha questo marrone scuro, completamente opaco, che una volta messo da lontano sembra quasi anche un nero, insomma, per quanto è scuro. È davvero un bel marrone. E dall'altro, che insomma è il mio preferito, c'è questo, non so nemmeno come definire, un beige rosato, molto molto luminoso. È satinato, non è opaco, fa una luce pazzesca ed è davvero bellissimo. Cioè io questa matita la utilizzo davvero spessissimo, anche in viaggio la porto quasi sempre, perché insomma è davvero perfetta, cioè io la adoro. Mi dura tantissimo, sia come eyeliner, come esterno, cioè come esterno occhi, come interno occhi, punto luce. Spesso questa qui chiara la utilizzo anche come base ombretto. È davvero fantastica. Il mio voto per lei è addirittura 9, perché la adoro davvero. Niente, ragazze, queste erano le mie matite Kiko. E fatemi sapere qual è la vostra preferita tra queste che vi ho fatto vedere, la vostra preferita in generale Kiko, che magari così la andrò a provare se non è fra queste. E niente, ci vediamo alla prossima puntata con un'altra tranche di matite. Vi mando un bacio, ciao.